Il senatore del PD Luciano D'Alfonso propone una soluzione all'emergenza Covid-19 per il sovraffollamento dei penitenziari italiani. Con una lettera indirizzata al ministro della Giustizia Bonafede, al capo della Protezione Civile Borrelli e al provveditore regionale Lazio Abruzzo Molise del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Cantone. Si cerca una soluzione percorribile per risolvere il problema dell'emergenza sanitaria da Covid-19 nei penitenziari italiani e dunque abruzzesi. Ma io ho preso ad esempio il caso delle carceri di Chieti, con 117 detenuti, 85 uomini e 32 donne e 73 agenti di polizia. Noi vogliamo che rispetto a questi luoghi di assembramento necessitato, perché sono luoghi dove si sconta la pena e non si è liberi di tornarsene a casa in ragione del nostro ordinamento, se si verifica il diffondersi del contagio anche lì dentro. Io naturalmente mi sto occupando con questa iniziativa della popolazione carceraria chiamata a scontare la pena, ma molto anche del personale che è contrattualizzato dallo Stato, gli agenti di custodia che stanno svolgendo il loro lavoro e la loro missione e non meritano una condizione, diciamo così, di distrazione, di minimalismo o di disinteresse. Allora, nel caso di Chieti, ma questo vale anche per gli altri carceri dell'Abruzzo e dell'Italia. Noi abbiamo spazi per le attività culturali e teatrali. Nel caso di Chieti sono 204 metri quadrati, potrebbero essere riconvertiti per ospitare moduli per separare eventuali casi di contagio, eventuali casi positivi che si dovessero verificare, perché altrimenti diventa un terreno di coltura e anche di diffusione pervasiva. E su questo ho scritto sia al ministro Bonafede che al capo della Protezione Civile Borrelli, che al provveditore interregionale competente per la realtà penitenziaria. Sono convinto che è possibile trovare questa soluzione facendolo anche con sollecitudine, intervenendo prima dei fatti e non dopo i fatti. Senatore, lei è stato sindaco di Pescara, è stato presidente della Regione Abruzzo, quindi sa quello che stanno facendo i primi cittadini che sono il baluardo della salute dei concittadini e anche il presidente stesso e tutta la giunta. Ci può dare una sua visione della situazione attuale dell'emergenza coronavirus? Ma io quello che vedo dall'osservazione dei dati è che in Abruzzo la curva sta crescendo. Vedo anche un notevole impegno da parte del personale sanitario, del personale di supporto, del personale amministrativo e voglio ringraziare, cogliendo questa occasione, il lavoro di frontiera che stanno facendo tutti coloro i quali hanno lavoro professionale sanitario all'interno di queste strutture davvero ospedali da campo. Quello che servirà è continuare ad acquistare ciò che occorre nel caso della crescita dell'emergenza. Parlo dei ventilatori, per esempio. Personalmente mi sono permesso anche di consigliare alcune procedure e alcune modalità. Voglio ricordare a tutti coloro i quali hanno responsabilità sul territorio, in particolare ai sindaci, anche loro stanno facendo un lavoro immane, che devono implementare il processo di consapevolezza della cittadinanza. Se si edifica una zona rossa, la zona rossa significa una zona completamente esclusa in entrata e in uscita e anche le eccezioni vanno istruite con straordinaria, meticolosa attenzione. C'è davvero da essere preoccupati rispetto a quello che a volte si compone tra l'irresponsabilità di alcuni singoli cittadini e la complessità di alcune realtà territoriali. Si sa della Valfino ed è intervenuta la zona rossa, ma ci sono anche altre realtà che avranno bisogno di ulteriore zonizzazione, stabilendo anche quale debba essere questa ulteriore particolareggiata zonizzazione. Io credo che si debba continuare sulla strada intrapresa avendo un'attenzione particolare all'approvvigionamento della tecnologia dei ventilatori, sapendo che la curva dell'aumento dei contagiati porrà una curva di aumento di approvvigionamento tecnologico.